È stata una nomina di buon senso, scegliendo il sindaco della città, che è certamente quello che conosce meglio il tessuto del territorio, conosce meglio le esigenze della città. Si prosegue con quella collaborazione tra le istituzioni locali che ha dato, credo, buoni risultati in queste settimane dopo la tragedia del 14 d'agosto, con il commissariato per l'emergenza in capo alla Regione e ora il commissariato per la ricostruzione in capo al Comune. Quindi credo che sia stato fatto alla fine una scelta di buon senso e ci auguriamo anche efficace. Adesso bisogna modificare il decreto in fase di conversione, perché ci sono comunque molti punti che ci lasciano perplessi, primo tra tutto alcune esclusioni tra le aziende che possono competere alla ricostruzione nell'articolo 1 e poi ovviamente rimpinguare dei fondi che la città si aspetta ben più cospicui per aiutare il porto nella sua competitività, gli sfollati nel dramma che stanno vivendo, ovviamente le aziende della città che hanno subito un danno importante, ma credo che sia un lavoro fattibile in sede di conversione che dalla prossima settimana affronteremo con i parlamentari. I tempi adesso, secondo lei, quali possono essere? Ma ci auguriamo tutti che siano brevi, ci auguriamo tutti che siano brevi. Occorre che il commissario, ripeto, venga messo nelle condizioni di lavorare. Marco Bucci, come io stesso, abbiamo parlato a lungo con il Premier Conte per garantire queste possibilità, alcune delle quali dipendono da modifiche del decreto che ci aspettiamo vengano fatte, e ci auguriamo che quei tempi che avevamo previsto possano essere rispettati, visto che anche il governo si è impegnato, ho sentito ieri il Premier Conte parlare di un ponte entro il 2019, quindi lavoriamo tutti per quell'obiettivo. La prossima settimana ci sarà anche uno sciopero per il Terzo Valico, un'opera importante per la Regione. Bisogna dare alle aziende che lavorano sul principale scalo italiano, il porto di Genova vale più di un punto di PIL del nostro paese, il porto di Genova è il primo porto del Mediterraneo, il porto di Genova vale oltre 4 miliardi di tasse per lo Stato italiano, il porto di Genova vale un pezzo della competitività di tutte le imprese del Nord-Ovest, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, evidentemente Liguria, e non solo questo, occorre dargli una prospettiva di lungo periodo, il Terzo Valico è la principale e occorre che venga al più presto finanziato per il quinto lotto che è già stato approvato, e io mi auguro si possano trovare o nel decreto Genova o nella legge di stabilità anche i soldi, quei 570 milioni per il sesto lotto, in modo da chiudere definitivamente la partita e accelerare i lavori al più presto. Oggi siamo al 40% dei lavori, oltre l'80% appaltati, occorre appaltarli tutti e accelerare. Poi c'è la gronda di Ponente, che è l'alternativa a quel ponte maledetto che è crollato il 14, che era previsto negli accordi di programma con Società Autostrade. Anche su questo mi aspetto una risposta veloce dal governo per sapere come si procederà e con quali soldi la pagheremo, dal momento che i cantieri devono aprire nel primo trimestre dell'anno prossimo. Guardi, per quanto mi riguarda, io avrei proceduto esattamente come si procede nei casi di grandi catastrofi in tutto il mondo, compreso in Italia, chiedendo a Società Autostrade nel più breve tempo possibile di rimediare il danno ad una propria infrastruttura, pagandone il prezzo e ripristinando alla città quell'infrastruttura nel più breve tempo possibile, salvo poi evidentemente pagare eventuali responsabilità in sede di tribunale, come è normale che sia. Spetterà ai magistrati valutare quali sono le responsabilità della società e dei singoli dirigenti di quella società, sia civili che penali, esattamente come avviene in tutto il mondo. Normalmente i colpevoli, che siano civili o penali, non si stabiliscono per decreto ma si stabiliscono per sentenza, questo nei paesi normali. Dopodiché il governo ha scelto una strada diversa, una caducazione della concessione che impegnerà sicuramente molti mesi, un'esclusione di Autostrade da quella ricostruzione. È una scelta contenuta in una legge dello Stato e noi siamo tenuti come istituzioni locali evidentemente a rispettarla. Credo che sia francamente estranea anche al principio di quel decreto l'esclusione di tutte le società di costruzione che abbiano contatti con altre concessionarie in giro per il mondo e in giro per l'Europa. Questo primo perché apre il fronte ad ulteriori possibili impugnazioni di quel decreto, cosa che francamente vorremmo evitare. Due, perché la maggior parte delle imprese che hanno una specializzazione nella costruzione di quel genere di opere
normalmente nel mondo ha contatti con società concessionarie, quindi vorrebbe dire escludere un pezzo importante non solo delle capacità costruttive ma anche della possibilità di partecipare e dunque aprire la strada ad altri ricorsi. Su questo ne abbiamo parlato con il governo, sia io che il sindaco Bucci, c'è una disponibilità a ragionarne, quindi io mi auguro che su questo articolo 1, almeno in questa parte, si possa trovare una sintesi migliore per tutti.